Ciao e benvenuto nel canale YouTube Marco Pava Sports Trader. Io sono Marco Pava, sono un trader sportivo professionista specializzato su calcio e tennis. Nel video di oggi ti voglio andare a parlare di handicap asiatici e somma gol, ovvero due strumenti che vengono utilizzati spesso e volentieri dagli scommettitori tradizionali, ma che utilizziamo anche nel trading sportivo, non solo per ovviamente fare operazioni di trading, ma soprattutto per quanto riguarda poi l'analisi di un match, e sono fondamentali per riuscire a interpretare dei siti molto utili come AsianOdds o AsianBet Soccer. Ho deciso di fare questo video perché moltissime persone non riescono ad interpretare questi segni, li vedono magari come dei geroglifici, ma la verità è che sono molto più semplici di quel che sembra. Ora, ti metto qui una partita casuale, Inter-Juventus, tanto per avere due squadre a cui far riferimento, ok? E andiamo ad interpretare che cosa significano questi segni. Allora, handicap meno 1 ho preso come primo perché probabilmente è il più semplice da spiegare. Meno 1 che cosa significa? Significa che individuata la squadra che vogliamo puntare, in genere comunque una favorita, ora non teniamo conto. Prendiamo Inter-Juve a caso, ma non teniamo conto delle quote. Okay? Cosa succede? Che noi andremo a mettere un handicap sulla squadra favorita, okay, per alzare la quota media, in quanto magari questa quota è bassa e ne vogliamo prenderne una più alta. Handicap meno 1, cosa significa? Che l'Inter, ad esempio, parte già in svantaggio 0-1. Quindi in caso di sconfitta o pareggio dell'Inter, io andrò a perdere la mia scommessa. Vincerò la scommessa in caso di due gol, perché l'Inter chiaramente dovrà recuperare quel gol immaginario che viene dato, quindi col 2-0, 3-1, 4-2 e così via, o tre gol o più anche, andrò a vincere la mia scommessa. Mentre se arriva un gol solo, quindi ad esempio l'Inter vince 1-0, 2-1, 3-2 e così via, la scommessa, a differenza degli handicap tradizionali, in questo caso mi verrà rimborsata. Questi sono veramente molto facili, ok? Come sono facili anche l'handicap meno 0,5, che è un finto handicap perché andiamo a dare un vantaggio di mezzo gol, quindi chiaramente in caso di sconfitta o pareggio perdo la mia scommessa. In caso invece di semplice vittoria vado a vincere la scommessa perché ho vinto con più di mezzo gol di scarto. L'handicap 0 possiamo associarlo ad un draw no bet, quindi se c'è una sconfitta della mia favorita vado a perdere la scommessa, se c'è una vittoria vinco la scommessa, è come il draw no bet. In caso di pareggio mi viene rimborsata ovviamente mi viene rimborsata la mia scommessa. Queste sono ovviamente le basi, chiaramente poi quelli un po' più complicati da interpretare, ma in realtà non è così perché sono facili anche questi. Una volta che si è capito il concetto, sono gli handicap combinati, quindi ad esempio meno 0,5, meno 1. Che cosa significa questa dicitura? Significa semplicemente che io vado a scommettere, okay, il mio stake diviso in due parti, metà sul handicap meno 0,5 e metà sull'handicap meno 1. Quindi se tornassimo indietro, ad esempio, agli handicap meno 0,5, significa che metà si comporterà in questo modo e metà invece si comporterà in questo modo qui come handicap meno 1. Infatti, che cosa succede puntando l'handicap meno 0,5 meno 1? Significa che in caso di sconfitta o pareggio della mia squadra andrò a perdere ovviamente sia il 50% puntato sul meno 0,5 sia il 50% ovviamente che fa riferimento all'handicap meno 1. Quindi perderò interamente il mio stake. In caso di vittoria con due gol o più di scarto, chiaramente vincerò entrambe le situazioni, quindi vincerò la quota che il bookmaker mi ha messo a disposizione su questa dicitura di handicap, mentre in caso di vittoria di un singolo gol andrò ovviamente a vincere il 50%, quello impostato automaticamente sull'handicap meno 0,5, e mi verrà invece rimborsato il 50% che fa riferimento all'handicap meno 1. Okay? Quindi in questo caso lo stake viene splittato. La stessa cosa, ovviamente, se io vado a prendere degli handicap superiori, ok? Meno 1, meno 1,5, meno 1,5, meno 2, chiaramente cambia il numero di gol necessario per vincere o perdere, ma la logica è sempre quella. Il tuo stake viene diviso su queste due voci. Quindi in questo caso, handicap meno 1 e meno 1,5, in caso di sconfitta o pareggio della mia squadra, andrò a perdere la scommessa che ho fatto. In caso di vittoria di due o più gol, vinco, perché chiaramente ho vinto su entrambi gli handicap.
In caso di vittoria di un gol, invece, cosa succede? Succede semplicemente che l'handicap meno 1 mi viene rimborsato come nell'esempio fatto poco fa, meno 0,5 meno 1, mentre l'handicap meno 1,5 lo perdo e quindi ho una perdita del 50%. Ok. Questa dicitura a noi non interessano tanto per far pronostici, anche se in realtà possono essere utili anche in un'ottica di betting, ma ci servono sostanzialmente per interpretare Asian Odds, Asian Bet Soccer e capire un attimo che cosa ci stanno dicendo le schermate che vedremo poi nei video successivi, perché chiaramente ti trovi le voci lì, magari che ne so, meno 0,5, meno 1, meno 1,5, e non capisci. Questa è la spiegazione del che cosa si stanno aspettando magari i mercati, ok, da certe dinamiche. La somma gol invece non è altro che la stessa identica situazione, ma con riferimento al mercato underover invece del mercato esito finale. Chiaramente ti porto alcuni esempi, poi ovviamente potrebbe aumentare, no? Come gli underover, hai 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, anche nel somma gol ovviamente si può andare ad oltranza, ma l'importante è che tu capisca il ragionamento. Nella somma gol sono compresi gli under over 2,5, in questo caso prendiamo over 2,5. Cosa significa? Chiaramente, come un tradizionale over 2,5 con due gol o meno vado a perdere la mia scommessa, mentre con tre gol o più vado a vincere la mia scommessa. Okay, questo ovviamente è base, ma ti servirà poi per la somma gol combinata che vedremo tra poco. Over 3 non è altro che un'assicurazione in caso facciano tre gol, quindi in questo caso vado a perdere la mia scommessa se segnano due gol o meno le squadre in campo, vado a vincere se segnano quattro gol o più e mi viene rimborsato invece il mio stake se segnano tre gol esatti. Anche in questo caso, come nell'handicap asiatico, ci possono essere delle combinazioni come over 2,5-3. Ad esempio, in questo caso, come abbiamo visto prima nel mercato esito finale, semplicemente il tuo stake viene diviso a metà e metà, metà su over 2,5 e metà su over 3. Quindi, nelle varie dinamiche, cosa succede? Che se vengono segnati due gol o meno, andrò a perdere chiaramente il mio stake. Se vengono segnati tre gol, andrò a vincere il 50% messo su over 2,5 e andrò ad avere un 50% di rimborso della parte su over 3, mentre se segnano 4 gol o più andrò a vincere la mia scommessa. Bene, spero che questo video ti sia stato utile. Ti consiglio di iscriverti gratuitamente alla Pava Football Fanzine, di cui troverai il link qui sotto in descrizione, dove ogni settimana condividiamo analisi pre-match e aggiornamenti che potranno migliorare il tuo trading fin da subito. Fammi sapere con un commento se ti possono interessare altri video sugli handicap asiatici e sulla somma gol e su come andare ad applicarli poi alla tua selezione degli eventi sportivi per il tuo trading. Ci vediamo nel prossimo video.